Sarà l'autunno della rivoluzione fiscale, ma anche del reddito di cittadinanza, senza dimenticare la riforma della Fornero. Il governo, prima della pausa estiva, vuole fare un punto sui conti pubblici in vista della manovra di autunno per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi sottoscritti nel programma. Dopo il Consiglio dei Ministri di questa sera è previsto un vertice tra il Premier Conte, Salvini, Di Maio e i ministri economici. Si parte da una base di 22 miliardi per la legge di bilancio, ma le promesse sono tante e i mercati sempre in allerta. Alla Camera invece procedono le votazioni sugli emendamenti al decreto dignità. Il voto finale è previsto per le 22.30, ma tra PD e 5 Stelle scontro soprattutto al Senato, quando si è parlato dello smantellamento dell'Airbus voluto da Renzi. Un apparecchio fuori dal tempo, proprio come l'idea stessa di utilizzare questo velivolo per soddisfare esigenze puramente narcisistiche. Uno spazio... E stallo invece sulla nomina del presidente della RAI dopo il no in commissione a Marcello Foa, candidato della maggioranza, ma sulla TV di Stato si consuma lo strappo tra Lega e Forza Italia. Berlusconi conferma la bocciatura della scelta di Foa e chiede che tutto venga azzerato. Ma sulla vicenda scoppia anche la polemica, sollevata da un settimanale, secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, sarebbe stato assunto nello staff della comunicazione di Matteo Salvini.